stiamo lasciando Tokyo per andare a Kanazawa. Ah, una cosa che impari subito stando a Tokyo è che prendono i treni e devono mangiare sul treno. Nella Tokyo Station, che è la stazione centrale, è pieno, pieno, pieno di negozi dove si mangia. Si compra da mangiare per poi salire sul treno. Ovviamente lo faremo anche noi. Sono tutti bento. Se tu ti compri, ti mangi sul treno comodamente. Spalle, supermarket, sono dei supermercatini piccolini dove si può comprare un po' di tutto, soprattutto cibo. E abbiamo preso una piccola parte del cibo che ci porteremo sullo Shinkansen. Cosa abbiamo preso? L'abbiamo preso dell'acqua, poi della bibita qui da bere. Questa è tè rooibos, ginger, camomilla e tè. Erika l'ha preso uguale alla menta. E poi abbiamo preso degli onigiri, eccoli qua, degli onigiri pagati, non c'è scritto, ma è 100 qualcosa. Ah, 130, guarda qua, 130, 141 tasse comprese, e al salmone, così mi ha detto il tizio. E poi abbiamo preso una sorta di bento già fatto, 627 yen, tasse comprese, 100 un po' di carne, un po' di riso, un'insalata, un fungo shiitake e altre cose che non so cosa siano. Diciamo che c'è un pranzo completo. Tantissimo, anche solo guardarlo è qualcosa di stupendo. Non so se questo adesso va via il nostro, qui c'è un altro, quelli del 1700, che va a Nagano questo. Anche io sono un po' emozionata, non me ne frega niente dei treni, però penso che il primo Shinkansen si ricordi per tutta la vita. Non era il nostro treno. Adesso vediamo. Quello di prima. No, questo è il nostro. Quello di prima mi sa che è quelli che non possiamo prendere col cibo. Ah, ecco. Diciamo che rispetto a tutto questo è quello dei poveri. Chiamarli poveri. Allora? Siamo a bordo. Mi viene da mettere la cintura, si mette su un aereo. Cioè, sì, l'effetto è un po' quello. Fare, l'effetto è un po' quello, però. È un po'. Sono messa su un aereo. La cucina è quella quasi. Qua c'è quell'altro bello che ti piaceva a te. Sì, è bellissimo quello. E c'è i colori che mi piacciono più di tutti. Vado a partire alle 24, sono le 24 in questo istante. Un minuto è lungo. Infatti, un minuto lungo, e poi avevano detto che siamo sincronizzati con l'orologio del. Eh? Eccolo, si muove. 12:24. Di Asobrano. E come tradizione vuole, si mangia sul treno. Non mi dica salmone. Fare un ringraziamento speciale a Elisa Young, che mi ha regalato questo quando ha finito lo stage. Un regalo così, guardate cosa c'è qua dentro, un cucchiaino, una forchettina, ma soprattutto è comodo essere d'accanto a mangiare. We'll be right back.
siamo arrivati Kanazawa. E poi nella stazione c'è un palco. Posso entrare? Ci stiamo lavando. Beh, col caldo che fa, sì. Questa casa è stupenda. Questo vasca da bagno con doccia a destra. Non posso far vedere. Ah, penso lo specchio, non si può. Oh, c'è un vasca. Bellissimo. Ok. Buon riposo, allora. Per una serie cose strane dal Giappone, troviamo dei motorini che si chiamano Gemma su questo poster. No. Ma cavalcati da chi? Da Giuliano Gemma. Si vede? Giuliano Gemma sui motorini Gemma dall'86 a Kanazawa. Boh. Consiglio per Kanazawa. Se volete venire a vedere il quartiere delle geishe, quello più tipico e tutto, non veniteci il mercoledì, perché il mercoledì è tutto chiuso, quindi noi torneremo domani sera. Spain. Germany. Kanazawa. Hey, Kanazawa. Oh, yes. Oh. Original. Oh. It's beautiful. Beautiful. Ah, kawaii. Cena in casa, noodles con anche, guarda che impiatta, con la maionese mostardata, così dice. I giapponesi sono infognati di maionese. Sì. Buon appetito. Intanto super egocentrici, in televisione c'è Fabio R. Buon appetito.